Io sono un fisiopatologo, ecco così piace definirmi, perché sono un curioso. E la carasia la conoscete, come diceva il professore Ancona, molto meglio di noi. Sicuramente la storia naturale è vostra, meno dei medici che non la conoscono, poco abituati a cogliere le sfumature, di qui l'etichetta che uno si porta dietro per anni di paziente psi. Okay? È una malattia che, se noi l'analizziamo, stupida, semplice, nel senso che è una questione di porte. La fisiologia normale, per cui quando noi deglutiamo, lo sfintere si apre, si attiva la peristalsi per permettere il passaggio del volo. Se salta questo, se ne hanno le conseguenze. Per cui salta la peristalsi e via via, nell'arco del tempo, tutti quelli che sono i meccanismi adattativi che noi adoperiamo e che le nostre viscere adoperano, tendono a sfiancarsi, di qui l'esofago si sfianca. Agli studenti di medicina mi piace molto portare questo esempio perché è così, è come succede nella vescica quando si ha l'ipertrofia prostatica. Andando più nel dettaglio, è difficile trovare in medicina una sequenza di eventi così chiara. Come diceva il professore Ancona, lo sfintere non si rilascia adeguatamente, il cibo tende ad impattare, dopodiché si ha la dilatazione esofagea ed eccolo i sintomi: disfagia, rigurgito di materiale, dolore, con le dovute caratteristiche secondo quello che i medici sono molto bravi a fare, il tipo di acalasia e quant'altro. In questa visione classica però salta una cosa, che è la percezione individuale, per cui io non amo le classificazioni così dogmatiche, perché non tengono conto di tutto quello che è il vissuto del paziente, tutta la serie di comorbidità e quant'altro, che sicuramente alla lunga e alla fine impattano su quelli che sono i sintomi. Per cui se la disfagia è un sintomo molto specifico, ma la severità e gli altri sintomi di accompagnamento alla disfagia possono variare da soggetto a soggetto, pure avendo tutti un problema che è la acalasia. Questo genera confusione anche nel medico che ascolta, che opera, che ascolta e che tratta gli ammalati. E credo che sia un punto, un momento di intervento fondamentale questo, guardare il malato da più prospettive. Secondo me un malato di acalasia non è un soggetto che ha un problema esclusivamente legato allo sfintere esofageo inferiore, alla peristalsi o all'esofago. Va guardato da più prospettive. Quali sono le cause? Il professore Zaninotto dopo affronterà la fisiopatologia meglio di me. Sappiamo che è una malattia rara, sappiamo che è una malattia multifattoriale. Qua c'è un po' un elenco di cause. I casi di malattia, di acalasia ereditaria sono veramente una stragrande minoranza in una patologia rara. Sono quelle dei gemelli, in alcune forme sindromiche, si associano ad altre anomalie e malformazioni. È una malattia degenerativa infiammatoria, questo sappiamo per adesso, sebbene siamo nel limbo delle ipotesi. Si ha un'infiammazione che, guarda caso, colpisce solo lo sfintere esofageo inferiore. Questo è un assunto molto interessante perché dà luogo a uno spunto, ma lo sfintere esofageo inferiore, in quanto sfintere, è uguale allo sfintere pilorico, è uguale allo sfintere anale, per cui se è una malattia infiammatoria, perché si localizza solo a carico dello sfintere esofageo inferiore? Questo è un momento, uno spunto riflessivo per chi è un curioso e fa il fisiopatologo e si occupa di ricerca, molto importante, chiaro. E sembrerebbe escludere quello che è una malattia sistemica, è una malattia d'organo, perché sono lì? Altre cause, autoimmunitarie, ovviamente le due sono collegate. Per quanto riguarda la questione autoimmunitaria, io ho fatto lo sforzo di mettermi dalla parte dei pazienti questa volta. C'è un gran parlare di patologie autoimmunitarie. Non c'è nulla in letteratura. C'è un unico studio che ha dimostrato che nei pazienti con acalasia esofagea c'è un aumentato rischio di avere altre malattie autoimmunitarie. Diabete di tipo 1, lupus, sindrome di Sjögren, sono tutte malattie autoimmunitarie.
La nostra personale esperienza napoletana su circa 300 pazienti che seguiamo, insomma, con un'attenzione maggiore rivolta a investigare tutte le eventuali cause, le comorbidità, sembrano sconfessare questa idea che ci sia una reale associazione. Speriamo di riuscire a fare un grosso studio in Italia. Con il GISMAD si sta tentando di portare avanti questa idea per cercare di capire, per affrontare bene un problema, bisogna prima comprenderlo a fondo. Cause infettive, questo è molto interessante. Fino a pochi anni fa si pensava che le cause fossero isolate e assolutamente non connesse le une alle altre. La questione delle allergie, che sono molto frequenti, è dogmatica. Prima si pensava che se un soggetto, un ammalato, fosse un allergico, non esisteva altro mondo. Quindi se è allergico, non è possibile che intesi abbiano delle cause scatenanti infettive. Adesso si sa che in un soggetto allergico un'infezione virale, se uno ha l'asma allergico e ha un'infezione virale, questo rappresenta un meccanismo di innesco, di peggioramento dei sintomi. Quindi si va verso questa visione collettiva per cui le cause non sono mutuamente esclusive. La presenza di una non esclude un'altra. Per la calasia una delle ipotesi più interessanti del perché si sviluppi è proprio quella dei virus. In soggetti geneticamente predisposti, il professore Zaninotto ci dirà quali sono le ultime indagini, il virus, si parla soprattutto di virus che hanno un tropismo per i nervi, come varicella, herpes e quant'altro, pare siano in grado di attivare una reazione immunitaria che alla fine distrugge i neuroni dello sfintere esofageo inferiore. Io ho un vissuto da laboratorio, proprio non riesco ad allontanare questo mio essere vissuto in laboratorio e da gastroenterologo essermi occupato di neuroni, cioè di quel piccolo cervello che sta qui nell'intestino. Fondamentalmente quello che succede se noi prendiamo delle fettine dello sfintere esofageo inferiore è che questa zona qui, che è un ganglio, okay? In cui i neuroni sono impacchettati gli uni agli altri, tende a saltare. Si ha la distruzione dei neuroni, qui c'è un infiltrato infiammatorio, questi puntini blu, sono cellule infiammatorie. Le cause non le sappiamo. Durante la fase di infiammazione acuta, è come prendere un colpo, si ha una contrazione aberrante dell'esofago. Via via il processo degenera, non si osservano più neuroni, questi sono neuroni, non ce ne sono più. E si ha il quadro classico della calasia. Una cosa ancora più interessante rispetto a quelle provocazioni che dicevo prima. Ok, interessa solo lo sfintere esofageo inferiore, è un danno neuronale. Le cose sono ancora di più complicate. Perché i neuroni, io non ho presentato per rispetto al professore Zaninotto che presenterà dopo una visione molto semplificata e zen di come va la peristalsi, i neuroni fondamentalmente possono essere distinti, ce ne sono tantissimi. Ci sono quelli che eccitano e fanno contrarre un muscolo e quelli che quando si attivano fanno rilasciare un muscolo o uno sfintere. Nella calasia si ha un danno soprattutto dei neuroni che rilasciano lo sfintere. Non sappiamo perché. Okay? Vedete questi pallini neri? Questo è un esofago di controllo. In un soggetto acalasico queste strisce nere non ci sono più. Sono morti o degenerati i neuroni che fanno rilasciare lo sfintere, quelli che rilasciano ossido nitrico. E questo vi spiega e vi porta subito avanti nel pensiero per dire che perciò si usano i nitroderivati, perché danno ossido nitrico, quindi molti di voi nel vostro vissuto avranno incontrato un medico che ha prescritto il Carbasil. Ok? Il concetto è questo. Il concetto è questo. Non c'è l'ossido nitrico, ti do io l'ossido nitrico. Io vado avanti veloce. Questa era una mia immagine cartoon di quello che potesse succedere alla base della calasia.
Questi sono tutti i neuroni. Questo è un virus. Il virus danneggia i neuroni, si ha l'attivazione infiammatoria, dopodiché si ha la degenerazione del sistema nervoso enterico e dei neuroni. Ok? Questa è la mia immagine, basata ovviamente su quella che può essere la mia fantasiosa follia, ma il dato della letteratura. Tralascio le associazioni genetiche, ce ne parlerà il professore Zaninotto, e arrivo al nocciolo. Mi è stato chiesto di parlare di diagnosi. Perché è così complicato fare una diagnosi di acalasia? Complicato, forse anche semplice, è il termine improprio, ma perché ci impieghiamo così tanto tempo? I dati della letteratura dicono che ci vogliono in media, nelle migliori esperienze, circa 5 anni prima di avere una diagnosi di acalasia. La stragrande maggioranza dei pazienti vengono trattati come reflussori, il che è un paradosso. Nell'acalasia la porta tra l'esofago e lo stomaco non si apre, è esattamente l'opposto di quello che succede nel reflusso. Comunque, la diagnosi prevede che di fronte a sintomi come possono essere disfagia, rigurgito e dolore toracico, quelli classici, venga fatta la diagnosi, venga prescritta una gastroscopia, 1, 2, 3, 4, dipende dalle storie individuali e dalla sensibilità del medico che si trova, fino ad arrivare all'RX. Il professore Ancona ha detto che nella stragrande maggioranza dei casi un RX fatta in uno stadio iniziale è negativa. La diagnosi, quindi, trattandosi di un disturbo funzionale, nel senso che è compromessa la funzione dell'esofago, ha bisogno di uno studio funzionale. Bisogna vedere come si muove, come funziona, e la manometria rappresenta il gold standard. Per cui, secondo me, il passaggio che deve passare, ok, tu dammi l'etichetta di paziente affetto da reflusso gastroesofageo, ma se dopo 4 mesi non va via, immaginiamo un esame successivo, un esame funzionale. Questo potrebbe essere un messaggio che l'ALMA può far passare. Il dottore Passeretti approfondirà tutta la questione della manometria esofagea. Io per anni ho fatto manometria convenzionale e adesso ci ritroviamo con la manometria ad alta risoluzione. C'è poco da essere sofisti, insomma, il messaggio è sempre lo stesso. Agli studenti che vengono con me nel laboratorio di motilità, la prima cosa che chiedo, prima di vedere una traccia, è: ingoiate. Gli studenti restano sorpresi perché dicono: questo è folle. Con la deglutizione poi gli faccio vedere che cosa succede, questa è la fisiologia, e gli dico: quando noi ingoiamo, lo sfintere esofageo si rilascia, il cibo scende giù, si attiva la peristalsi, che serve a clearare l'esofago, a pulirlo. Ok? Manometria ad alta risoluzione, che non è altro che una visione grafica diversa o un integrale. Lì c'è la traccia pressoria che per anni abbiamo imparato a vedere, e il dottore Passeretti è un maestro di questo. E queste sono le diverse, i diversi quadri che possiamo ottenere nei pazienti con acalasia esofagea. Classificazione di Chicago, quant'altro, tutto serve purché abbia un lato pratico, ok? Acalasia di tipo 1, acalasia di tipo 2, acalasia di tipo 3. Un paziente con acalasia di tipo 3 è quello più difficile. Quel rosso che vedete lì significa che la muscolatura dell'esofago è piena di spasmi. E molto spesso in questi soggetti si ha dolore toracico, è difficile trattare quel tipo di dolore, ok? Il muscolo è contratto, bisogna rilasciare il muscolo. Perché è contratto? Probabilmente c'è una componente infiammatoria, come abbiamo visto da quella diapositiva di prima. L'acalasia di tipo 2 rappresenta la stragrande maggioranza dei casi. È molto bello osservare queste onde pressorie che si hanno, il che voglio dire, fa ragionare su quella che è idraulica spicciola, stomaco, parte alta, esofago. Sono due camere stagne, il cibo resta all'interno. Che cosa si fa? Si cerca di vincere la pressione,
quindi compartimentalizzando e aumentando la pressione all'interno. Se qualcuno ha un po' di esperienza in ambito pediatrico, i bambini insegnano tantissimo. C'è una sindrome dei bambini che si chiama sindrome di West, in cui si vede che, caratterizzata dalla disfagia, i bambini fanno un gesto molto particolare perché si aiutano da soli, non sanno come spiegare, ingurgitano, prendono aria, piegano e fanno così, quasi come fossero dei piccioni. Fanno questo. Lo hanno sviluppato in maniera quasi inconsapevole. Ok? Acalassia di tipo 1. Un paziente con acalassia di tipo 3, io, nonostante il professore Ancona, il professore Zaninotto, diciamo i migliori chirurghi che abbiamo a disposizione, io avrei da clinico delle riserve a farlo operare da Amri. Ci possono essere dei problemi. Nel senso che, ok, gli apro la porta, l'intervento è andato benissimo, ma è possibile che residuano sintomi, dolore toracico. Per gli altri nulla da obiettare. Follow up post intervento, mi è stato chiesto dal presidente. Diagnosi, in media 5 anni, più o meno. Trattamento. Il paziente sta bene, migliora la sua qualità della vita. Ma che facciamo dopo? Molto spesso vi viene chiesto di ripetere in maniera sistematica manometria, radiografia, pH-metria. Dove sta il comportamento corretto? Molti di voi, prima sentendo parlare ieri sera a cena, sono stati trattati con l'intervento chirurgico e si lamentavano del reflusso. È un effetto secondario, ci può stare. Se mi devo preoccupare del reflusso, io direi, ok, vediamo com'è andata, facciamo una prima manometria di verifica, una pH impedenziometria per andare a misurare l'entità di questo reflusso e una gastroscopia. Scegliamo noi il timing, che può essere ogni anno, ogni 6 mesi dopo l'intervento chirurgico. Questo ovviamente in maniera astrusa da quello che è il sintomo. Il mio punto di vista è che la clinica deve guidare. Se le cose vanno bene, si può pure immaginare di dilazionare i controlli, se questi non sono esclusivamente essenziali. L'unica cosa che terrei ferma è quella di una gastroscopia che va considerata. In un esofago che non si pulisce bene, che non si svuota adeguatamente, che ha una tendenza al reflusso, in qualche modo la problematica del danno di mucosa è un qualche cosa che esiste. Bisogna pensare agli effetti a lungo termine di quello che può essere il danno sulla mucosa, per cui una gastroscopia fatta ogni 2 o 3 anni è un qualche cosa che io lascerei lì, a prescindere da quella che può essere la clinica. Perché il sintomo che guida il paziente dal medico, nel caso specifico, può essere mascherato dall'utilizzo dei farmaci. Tutti prendono inibitori della pompa protonica. Tutti voi. Ok? Trattamento non chirurgico. Io non sono un chirurgo, io faccio dilatazione esofagea, faccio tossina botulinica, vado contro me stesso. La dilatazione endoscopica, per fugare ogni dubbio, è una metodica che ha la sua dignità. Ok? In termini di efficacia è equivalente, perlomeno lo dicono gli studi scientifici, e lì ce ne abbiamo uno dei coautori, il professore Zaninotto, si vede che confrontata rispetto all'intervento di miotomia, ha la stessa efficacia. Deve essere fatta però secondo dei protocolli standardizzati. Tutti devono adoperare lo stesso protocollo e esistono. Questo lavoro qua è stato pubblicato su New England, quindi che non è proprio una rivistucola, diciamo sono piuttosto severi nel dire ok, questo lavoro è valido. Tossina botulinica. All'inizio c'era grossa enfasi, un gran parlare. Si è visto che fondamentalmente funziona, ma funziona poco. Nel senso che il razionale di utilizzo della tossina botulinica è che farebbe rilasciare lo sfintere esofageo inferiore riducendo il tono,
Ma c'è poco da ridurre in uno sfintere chiuso, fibrotico da tanti anni. Per cui, ove mai funzionasse, l'efficacia è limitata nel tempo e non è un caso che è rivolta solo a pazienti che non hanno altre opportunità terapeutiche. E mi riferisco ad opportunità terapeutiche anche alla terapia farmacologica. I farmaci che noi abbiamo a disposizione, come dicevamo prima, sono il carvasin, i nitroderivati, che sono farmaci potenti, che hanno grossi effetti sistemici, cefalea, ipotensione, alterazioni globali, ok? I calcioantagonisti li terrei da parte. Non devo far rilasciare il muscolo, devo fare in modo che quei tre neuroni residui funzionino meglio e rilascino ossido nitrico. O ce l'ho do dall'esterno, per esempio, non tutti lo sanno, ma esistono altri farmaci accanto ai nitroderivati, per esempio alcuni beta bloccanti, che non hanno tutti gli effetti collaterali dei nitroderivati, che funzionano dando ossido nitrico. Questo può essere un buon presidio. Non ci sono studi controllati, eh? Oppure facciamo in modo quei tre neuroni che rilasciano ossido nitrico, quello che rilasciano in qualche modo funzioni più a lungo. Trovate una parolina magica qua, adesso tutti sorriderete, che è sildenafil, è il Viagra. Ovviamente voi immaginate la faccia di Marinella quando viene da me e io gli dico: beh, potremmo immaginare che io prescriva del Viagra, beh, il marito mi picchiano, ok? Però, il marito no, però ecco, ci sarebbe una maggiore plausibilità biologica e farmacologica nel provare questi farmaci anziché andare a sprombattuto utilizzando PPI, nitroderivati, calcioantagonisti. Okay? Il limite fondamentale è la conoscenza e la diffusione. Parliamo di una malattia rara. Ho sentito un po' in giro ieri sera a cena, stamattina a colazione. Voi avete delle storie che, Facciamo piangere. non dico questo, ma insegnate molto. Io chiuderei con le questioni che fondamentalmente mi riguardano e penso che siano prioritarie. Perché si ha la degenerazione dei neuroni solo a livello dello sfintere sopraggiunto inferiore? Perché muoiono solo i neuroni neri, quelli che fanno rilasciare lo sfintere? Non lo sappiamo. Secondo me, se si vuole comprendere meglio una malattia, questo deve essere un settore di intervento fondamentale. Satta capì, come diciamo a Napoli. Identificazione di determinanti genetiche. La tecnologia che si adopera adesso in medicina è straordinaria, per cui adesso è tutta informatica e genetica, si può determinare tutto. E tra 10 anni noi con una goccia di sangue sapremo tutto quello che succede nel nostro organismo, quindi questo è molto promettente. L'associazione con malattie autoimmunitarie. Ne abbiamo già parlato. Migliorare la sensibilità diagnostica nei medici. 5 anni è inaccettabile perché in 5 anni, professore Ancona, un esofago cambia totalmente. E poi il follow-up e il timing della manometria e della pH impedenziometrica. Secondo me quello che va scelto, poi uno si affida al medico, è un'endoscopia che ogni 3 anni io direi che in qualche modo conviene farlo. L'altra cosa è un messaggio di speranza. Come avrete capito, io faccio il gastroenterologo, ma mi piacciono i neuroni che stanno qui. La ricerca sta andando molto avanti. Non tanto in termini di cellule staminali, ma soprattutto in Inghilterra ci sono studi molto promettenti, per cui il messaggio che deve essere dato soprattutto a quelli più giovani è che tra 10-15 anni avremo più tools a disposizione. Perché con la medicina rigenerativa, con le cellule staminali, ormai non dico che ci riusciremo, ma potremo ripristinare quella che è una funzione che sembra irrimediabilmente compromessa. E io ho finito.